Che cos'è biohacking? Biohacking è quell'insieme di tecniche e di strategie che hanno basi scientifiche, che hanno lo scopo in qualche modo di incrementare e migliorare alcune funzioni metaboliche. Uno dei punti fondamentali di questa disciplina moderna di cui molti si occupano oggi è la longevità, quindi cercare di rompere quegli schemi biologici che sembra di impedire all'uomo di vivere più a lungo, ma le strategie invece per allungare la vita media ci sono, come soprattutto ci sono quelle più importanti e più fattibili, che sono quelle strategie per migliorare la qualità della vita delle persone, perché vivere a lungo stando male ha poco senso, vivere a lungo stando bene invece ha un altro significato. Credo molto in questa cosa, io credo in questo da molti anni. Basti pensare che quando la mia tecnologia è nata, già i primi prototipi, già 12 anni fa, avevo già questa visione, e Tao Patch, quando è uscito in commercio, è uscito con una scritta molto chiara: Tao Patch, e sotto c'era scritto Human Software Upgrade Device. Perché il mio credo era che si potesse migliorare il software biologico, ovvero il computer, il cervello che gestisce tutti i processi del corpo, per farlo lavorare meglio e diversamente. A distanza di tanti anni abbiamo confermato tutto questo e abbiamo uno dei prodotti più famosi nel mondo del biohacking, una nanotecnologia che è in grado di migliorare le performance cerebrali, di accelerare, migliorare, equilibrare l'uso delle onde del cervello, migliorare la comunicazione tra il sistema nervoso e i recettori, aumentare la forza, la resistenza, migliorare l'umore, la concentrazione. Quindi veramente abbiamo in mano oggi, nata 100% in Italia, una grande tecnologia di biohacking, ovvero un qualcosa che ti aiuta a superare i tuoi stessi limiti biologici e a fare di meglio. Per quello che nello sport ha questi risultati straordinari, ma per quello anche nella sclerosi multipla e nel Parkinson abbiamo risultati molto importanti, perché questa tecnologia aiuta il nostro sistema neuromuscolare ad andare oltre le normali possibilità umane. Infatti abbiamo dimostrato cose e realizzato cose che prima per la scienza erano considerate praticamente impossibili. Invertire il progresso della sintomatologia nella sclerosi multipla non era considerato possibile per la scienza, ma ce l'abbiamo fatta appunto con Tau Patch, che è una nanotecnologia, una tecnica, un prodotto di biohacking.